Amici di Metal.it, fratelli di Metal, bentornati in questa sesta puntata della mia rubrica Dash Rise, rubrica in cui vi racconto non da solo la storia e la discografia di una importante band death metal, in questo caso non solo death metal. Stavolta parliamo degli inglesi, anzi torniamo per la terza volta in Inghilterra e poi vi prometto basta per un po' qualche altra nazione europea. Insomma, torniamo in Inghilterra e parliamo ovviamente dei Carcass. E come vi ripeto ad ogni episodio, che se trovate qualche errore, qualche imprecisione, qualcosa che per qualche motivo ho detto male, che potevo dir meglio, scrivetelo nella sezione commenti di YouTube così che io possa correggere il tiro. E se c'è qualche vostro amico che gli piace il gorg grind, il gargarismo, lo schifo, il putridume, la morte, il death metal, eccetera, eccetera, i Carcass, le cose, inviategli questo video che gli farà senza dubbio un gran piacere. E se volete supportarci in maniera un po' più tangibile, un po' più materiale, potete abbonarvi al nostro canale YouTube con il livello Amaranth o Iron Maiden per ottenere una serie di vantaggi, tra cui passare sotto la mia brutta faccia insomma, con il vostro nome, ottenere delle emoji, delle cosine carine per le varie premiere, per le varie live, eccetera. E soprattutto non dimenticatevi di condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella e, come sempre, dei Carcass ne parliamo dopo la sigla. Come per il video dei Boltrauer, per definire la genesi dei Carcass dobbiamo andare ad esplorare gli ambienti hardcore punk inglesi, in particolare quelli di Liverpool di metà anni 80. Parliamo infatti dei Disattack, che in pratica erano una band nata tra l'85 e la fine dell'84, che nasce per fare delle cover di band thrash metal e band come Discharge, band hardcore punk, appunto perché la loro vocazione hardcore punk era veramente palese. Anzi, nascono quasi come una band parodia appunto dei Discharge. Questa band nell'86 pubblica un primo demo intitolato A Drop Bomb e in breve tempo muta, cambia radicalmente. Ma che cosa c'entrano i Disattack con questa storia? In pratica i Disattack c'entrano nella misura in cui il chitarrista di questa band si chiama Bill Steer. Un'altra band che però è importante in questa storia sono gli Electro Hippies, una band in cui nel 1985 entra un giovanissimo Jeff Walker come cantante e come bassista. Con Jeff registrano un demo e se ne esce dalla band. Tra l'altro la cosa interessante che lega gli Electro Hippies ai Carcass è che avevano come tematica dei testi il vegetarianesimo e la tutela dei diritti degli animali, cosa che porteranno avanti sia Bill Steer che Jeff Walker a spada tratta per i prossimi anni. Infatti Jeff Walker è vegetariano e Bill Steer è addirittura vegano. Walker si unisce come bassista ai Disattack poco tempo dopo l'uscita di A Bomb Drop e il cantante Andrew Peak cambia il nome in Sanjeev dopo un viaggio in India. Questa cosa mi ha fatto un sacco... ok, bellissimo. Poco dopo Bill Steer si unisce ai Napalm Death in sostituzione di Justin Brobadrick e registra il secondo lato di Scam dei Napalm Death. Ovviamente siamo tra la fine dell'86 e l'inizio dell'87. Walker tra l'altro disegna la copertina di Scam, curiosità che non so se tutti sapevate. Succede che la band cambia nome da Disattack a Carcass e conseguentemente cambia anche direzione musicale, abbandonando il punk e dandosi, se possibile, a qualcosa di ancora più primitivo come il grindcore. Il tutto porta anche a un cambio di batterista, infatti entra in formazione Ken Owen, che aveva già suonato insieme a Bill Steer in una band giovanile. La band così formata nell'aprile del 1987 riesce a registrare un demo, questo qui, Flesh Ripping Sonic Torment, questo nome meraviglioso, e dopo l'uscita di questo demo Sanjeev esce dalla band perché non gli piaceva più questa direzione musicale intrapresa dalla band. E in questa formazione a tre tutti e tre i membri prendono le parti vocali. Inizialmente dovevano essere Ken Owen e Bill Steer in particolare, però Ken Owen in pratica suonare la batteria a quelle velocità e in quel modo lì e cantare anche era un po' un problema, infatti si limiterà a fare solamente dei cori ogni tanto. Bill Steer si canta ma ha un po' di riluttanza e Jeff Walker viene convinto a cantare.
La presenza di Steer nei Napalm Death probabilmente ha velocizzato molto l'ottenimento per la band di un contratto discografico per la E-Rake Records, che appunto nel 1987 finanzia con ben $3,000 la registrazione di Rake of Putrefaction ai Fritsch Funeral Studios, e nel giugno 88 esce appunto Rake of Putrefaction. Rake of Putrefaction, sicuramente un album seminale e fondamentale per una serie di aspetti, ma come sempre li vediamo in maniera schematica. Partiamo subito dalla copertina, copertina fatta da Jeff Walker sotto lo pseudonimo di Grasm Graphic Inc., che poi verrà censurata nelle copie che insomma verranno stampate sotto il famoso contratto di Columbia e Irek, che poi nel 2003 si riprenderà a stamparle con la copertina originale. La copertina originale appunto sono questo collage di cadaveri veri, di foto, di malattie strane che a primo impatto da lontano non danno troppo noia, ma poi se uno va a vedere immagine per immagine alcune cose secondo me sono anche abbastanza forti, ecco. E la seconda copertina, diciamo quella censurata, in pratica sono delle immagini prese da dei libri di anatomia, e quindi niente di, cioè insomma la carica gore e schifosa viene totalmente a mancare. Per questa copertina Walker ha avuto due principali ispirazioni. Una è il famoso diavolo che mangia cadaveri, appunto, che è un famoso tipo di affresco rinascimentale. In realtà ce ne sono diverse versioni, una delle più importanti è quella della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore a Bologna, molto probabilmente qualcuno la conosce, vi metto sicuramente delle immagini. Un'altra che ho trovato è probabilmente la copertina di un film di serie Z giapponese dell'86 che si chiama Guts of a Virgin. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito e fatto ridere smodatamente leggendo appunto il booklet di questo disco sono gli pseudonimi che la band si dà. Anzi, ve li faccio ascoltare perché non li saprei pronunciare. Mi prendete sempre per il culo per la mia pronuncia? Bene, sentite quella di Google. Frenzied fornicator of fetid fetishes and sickening grisly fates. Bass and vocals. Grume gargler and eviscerator of maturated neoplasm. Drums and vocals. Gratuitously brutal asphyxiator of ulcerated pyocanthus goiters. Guitars and vocals. Ecco, semplicemente stupendi. Il disco è stato registrato due volte, la prima volta nel dicembre dell'87 in 4 giorni insieme a Mike Ivory, ma a detta di Bill Steer era veramente Ivory ha assolutamente rovinato tutto il sound che doveva avere l'album, e quindi hanno deciso assolutamente di buttare via la prima versione e di rifare l'album da capo, e venne riregistrato in soli 2 giorni da Paul Talbot. E questo lavoro è stato fatto molto più in fretta, appunto perché dovevano rispettare le scadenze che gli aveva dato della E-Rake. I testi appunto sono ispirati si pensa dai libri di medicina della sorella di Jeff Walker, ma anche dal fatto che il padre di Ken Owen era un veterinario, e quindi diciamo le varie cose che questo padre veterinario raccontava a casa delle varie operazioni, cose che insomma possiamo immaginare a degli animali venivano fatte, e quindi questa cosa qui ha ispirato, anzi ha forgiato il gore grind, che non è solo grindcore, ma è grindcore con testi e tematiche gore, appunto, piene di sangue, di sbudellamenti, di cose schifose, di anatomia umana e non solo, appunto. Quindi, insomma, questo disco è stato fondamentale sia per la nascita del gore grind che in qualche modo anche per il consolidamento del grindcore, perché ricordiamo che questo è uno dei primi, il grindcore inizia con Scum dei Napalm Death dell'anno precedente, poi From Enslavement to Obliteration, questo, il successivo, insomma, una serie di dischi, ma sicuramente questi qui sono i primi. Appunto, il numero di copertina è Mosh 6, che insomma è il sesto disco della Ire, che è uno dei primissimi che viene pubblicato, appunto. Con un totale di 22 tracce, tra cui
dei titoli stupendi come Genital Grundery, Maggot Colony, Fetocide, Burnt into the Crisp, Pungent Excruciation, insomma, bellissimi titoli che sono rimasti nell'immaginario comune, hanno forgiato praticamente un immaginario, ecco, qui appunto anche con i titoli, con i vari testi, con questa iconografia molto gore, molto spinta, appunto, viene forgiato un genere come il gore grind. Parlando di musica, invece, ci troviamo di fronte a un muro sonoro pienissimo di frequenze basse, una cosa che mi ha colpito sin dal primo ascolto, questo disco pieno di basso, non si sente quasi niente. I riff appunto sono molto poco definiti, ecco, diciamo così, appunto in pieno stile grindcore. A Jeff Walker non piacerà mai questa produzione. Lui dirà sempre che appunto anche il secondo lavoro di Paul Talbot ha fatto una schifezza, quindi niente, questo disco è quasi da buttare via. Spesso e volentieri Walker lo definisce non come un debutto, ma come un demo. Preferisce spesso ricordare Symphony of Sickness come il vero e proprio debutto dei Carcass. Però insomma, un disco veramente, possiamo dire immaturo, sì, ma è sicuramente un disco pieno di una furia omicida, grindcore a livelli allucinanti, che in qualche modo vuole esprimere un disagio giovanile, se vogliamo, in questo senso. Con 22 tracce si vanno a sfiorare poco meno di 40 minuti di musica malatissima, di musica molto caotica in realtà, spesso e volentieri. Non sempre si spinge troppo l'acceleratore, infatti Owen voleva sì spingere tantissimo, suonare più veloce degli altri, ma non voler sacrificare il groove, appunto la volontà di fare qualcosa di strano e di particolare. Facevano veramente quello che volevano. Infatti spesso non si va su tempi velocissimi, ci sono dei bei rallentamenti in molte tracce, invece altre sono veramente sparate a 2000. Non canta solo Walker, canta anche Steer, infatti le parti vocali sono divise 50 e 50 tra i due cantanti. E voi che cosa ne pensate? È un disco troppo grezzo o un capolavoro immortale, inimitabile? Preferite questo o Symphonies of Sickness? La band nella seconda metà dell'88 fa diversi concerti, però nel più totale underground, tra l'altro tanti insieme ai Bolt Thrower, ma non fanno ancora dei veri e propri tour. Nel novembre dell'88 però la band registra un secondo demo, che è questo qui, in cui sono presenti 5 tracce che poi andranno a finire nel prossimo album, però non ancora, perché nel dicembre di quell'anno vanno da John Peel alla BBC Radio 1, di cui ho parlato approfonditamente nel The Rise riguardante i Bolt Thrower, appunto, e anche in questo caso da questa esibizione viene estrapolato un EP di 4 pezzi. In realtà, in quel periodo, sempre in questi ambienti hardcore punk, si aggirava un ragazzetto svedese, pel di carota, un tale Michael Amott, a cui viene proposto di entrare sia nei Carcass che nei Napalm Death come chitarrista, ma il 18enne declina entrambe le offerte perché voleva dedicarsi in maniera molto seria al suo gruppo in Svezia. E insomma, voleva dedicarsi appunto ai Carnage, con cui aveva già inciso un demo, questo qui, The Day Man Lost. Poi, tra l'altro, considerava Reign of Putrefaction un album molto sporco e era convinto che con i suoi Carnage sarebbe riuscito a fare molto, molto meglio. Però i Carnage e i Carcass non perdono i contatti. Infatti, sarà Jeff Walker a disegnare la copertina del secondo demo dei Carnage, appunto Infestation of Evil. La band continua a fare degli sparuti concerti, però solamente in Inghilterra, ma il nome Carcass inizia a propagarsi sempre più in tutta l'Europa. Steer abbandona i Napalm Death e all'inizio dell'89, principalmente dopo la pubblicazione di From Enslavement to Obliteration, perché i crescenti impegni di entrambe le band, diciamo, si stavano accavallando e quindi Steer si vede costretto a scegliere. E ovviamente sceglie la band che ha contribuito a fondare. Tra luglio e agosto dell'89 la band si reca agli Slaughterhouse Studios nello Yorkshire per registrare il prossimo album, ovviamente Symphonies of Sickness. Ma come sempre, grazie, a te la parola.
1989, dicembre 1989, alla fine dell'anno esce Symphonies of Sickness, secondo album dei Carcass. Spesso mi occupo dei secondi album di queste band che trattiamo nei Dead Shore Rise e quasi sempre coincidono con il mio esordio, la mia conoscenza con questi gruppi, per ovvie ragioni anagrafiche. Si parla di 1989, 90, 88, insomma, in quel momento in cui stava esplodendo il metal estremo, in cui io mi ero avvicinato al metal e soprattutto appunto al death metal, in questo caso death grind. Siamo un po' in bilico, infatti Symphonies of Sickness è il disco di transizione dei Carcass, che partiti con lo splendido Rick of Putrefaction, una gemma secondo me, insomma, del... nonostante la registrazione, tutte le traversie, loro che si sono sempre lamentati di questa produzione. E devo dire che io ho fatto la conoscenza proprio dei Carcass con Rick of Putrefaction, la mitica cassettina che mi registravano al tempo. Ovviamente quindi c'erano tutti i gruppi della E-Rake, che in quegli anni era veramente una miniera d'oro, quindi con Naval Death, Bolthrower, Carcass, gli stessi Godflesh, poi c'erano Sadus, Monstrosity e altre bellissime, bellissime cose. Quindi già conoscevo, avevo già avuto modo di conoscere i Carcass, ma la transizione si completa già in maniera definitiva con questo Symphonies of Sickness, che l'ho sempre considerato un po' come l'Harmony Corruption dei Naval Death, in cui il grind, la componente grind, viene messa non del tutto, ma quasi del tutto da una parte, sia appunto questa transizione verso il death metal, complice non solo la produzione, che stavolta insomma i Carcass saranno stati soddisfatti, visto che c'è Colin Richardson alla console e il sound insomma è di quelli seri, di quelli fatti bene. Nonostante questo, diciamo che io la produzione molto lo-fi di Rick non l'ho mai, non mi è mai dispiaciuta più di tanto. Comunque non è solo la produzione, i brani non sono più delle schegge impazzite di un minuto e mezzo, due minuti, 50 secondi, ma sono delle composizioni più articolate, i brani insomma più diciamo più canzoni tra virgolette, quindi con molte più pause rallentate. È comunque un disco secondo me bellissimo. Non siamo ancora ai livelli secondo me del capolavoro che verrà col successivo Necroticism, ma ci sono molto affezionato, un po' perché, come detto, nonostante avessi già conosciuto con questa cassettina gli Carcass, Symphonies è il primo disco che ho comprato dei Carcass. C'è ancora il vecchio logo che a me piaceva tantissimo, è durato poco, è durato lo spazio di due album e poi lo hanno accantonato, peccato. Ma soprattutto diciamo, ci sono molto legato anche per via della copertina. Ragazzi, a quel tempo le copertine facevano la differenza, quindi come detto già conoscevo i Carcass, ma non avevo mai avuto modo di trovarli, di conoscerli, di vederli. Finalmente arrivo nel vecchio Revolver di quando stava a Trastevere in via Rosazza, e mentre sfoglio la rastrelliera dei CD mi trovo davanti la copertina, quella storica, quella originale prima della censura, con tutti i pezzi lì di macelleria, un casino totale, questo collage di purulento, truculento, insomma, con tutte queste cose. Ovviamente devo essere molto molto sincero, avevo 89-14 anni, mi colpì questa copertina, mi colpì, ma questa devo, i Carcass più questa copertina è un disco da avere, me lo comprai subito e ovviamente non fui assolutamente deluso. È un gran disco, secondo me. Già poi dall'iniziale, proprio Rick of Putrefaction, bella sta cosa che il titolo della prima canzone riprende il titolo dell'album precedente, e ci sono fra l'altro dei pezzi secondo me che sì, sottovalutati barra dimenticati non solo dai Carcass ma credo anche dai fan dei stessi Carcass. Io devo dire, devo essere molto sincero, secondo me l'80% dei fan dei Carcass, che anche vedendo poi le loro apparizioni ultime quando sono riformati, il Gods of Metal, ma in generale provengono dagli amanti di artwork, anche 90% secondo me, qualcosa Swansong, qualcosina Necroticism, primi due album secondo me pochi, veramente si rasenta il 2%, cioè quasi nessuno va a ricordare i primi due dischi, addirittura se non, come dire, meno male che sono cambiati. No, io non la penso proprio così, apprezzo tantissimo Necroticism, ho detto il mio preferito, Artwork è un disco meraviglioso, ma si va su melodic death metal un po' tanto lontano dalla loro origine. Qualcosa era veramente, c'era veramente nell'aria tra la periferia di Liverpool, quella di Birmingham, se parliamo poi di Naval Death e gli altri gruppi, insomma sto sottobosco umido inglese, con il fumoso, con le acciaierie,
piccole industrie, secondo me c'era veramente qualcosa di magico, e questo poi appunto si ritrovava nei Carcass, che avevano questo approccio diverso dagli altri, con questa passione insana per le patologie, insomma per la sfera medica, insomma mi ha sempre un po' affascinato questa cosa. Al tempo in cui non c'erano le informazioni, non c'era internet, c'era un passaparola continuo e ognuno ci aggiungeva o ci toglieva qualcosa. Addirittura, pensate un po', mi furono presentati i Carcass come tre infermieri che registravano, insomma, così, ispirati dai coroner, ispirati dalle autopsie. Insomma, addirittura si diceva che i pezzi di parlato che c'erano in necrocism furono registrati da loro diciamo in segreto, senza farsi né vedere né sentire. Insomma, pensando un po' quante storie costruite dietro tutto questo, ne rimane un disco bellissimo, come dicevo, tanto sottovalutato sia dai Carcass sia dai loro fan. È un peccato perché qui c'è Exhumed to Consume, che secondo me è uno dei loro brani migliori, Slash Dementia. È vero che non è tutto meraviglioso questo disco, è un buonissimo album, c'è qualche brano meno ispirato, ma in generale è un disco veramente molto molto valido. Mi piaceva tantissimo il povero Ken Owen alla batteria, fa un grandissimo lavoro. Bill Steer, sempre lui, non invecchia mai, sempre uguale, sempre dritto, veramente un gran chitarrista. Qui i gorgogli di Jeff Walker vengono abbandonati, quelli di Rick of Putrefaction. C'è il suo cantato decisamente ancora cioè molto incentrato sul death metal, ma senza raggiungere quelle profondità che poi saranno completamente, anche il growl completamente abbandonato in favore della sua voce aspra, caratteristica ovviamente dei Carcass da Necrocism in poi. Insomma, Symphonies of Sickness. Se proprio non ce la fa ad andare nella fase più estrema, pazzesca dei Carcass con Rick of Putrefaction, anche chissà, magari per quel sound troppo troppo lo-fi che nemmeno a loro è mai piaciuto, Symphonies, devo dire che potrebbe essere un ottimo esordio, e non fa dell'errore di sottovalutarlo, perché ci sono veramente tanti tanti brani. Anche la durata quasi perfetta, insomma, sta intorno ai 40 minuti, non sta sui 39, ma sta sui 42-44, insomma, una durata che ci consente di apprezzarlo al meglio. Fatelo vostro. Qui finisce subito, diciamo, la fase più estrema, estrema, estrema dei Carcass, ma diciamo, non è una fase assolutamente da dimenticare. Symphonies of Sickness fa appena in tempo ad essere pubblicato che la band riesce a partecipare al Grindcrusher Tour. Ora i Carcass sono diventati veramente una delle band di punta della Earache e iniziano a fare concerti anche all'infuori della propria isola, iniziando da un breve tour insieme a Entombed e Carnage. In tutto questo Symphonies of Sickness vende benissimo, addirittura sfiora le 250.000 copie in tutto il mondo. In questo momento i Carcass però sentono nuovamente il bisogno di avere tra le proprie fila un secondo chitarrista. E vi ricordate quell'ormai ventenne ragazzotto che rifiutò di unirsi ai Carcass qualche anno prima perché i Carnage promettevano benissimo? Ecco, Michael Hammett questa volta decide di non rifiutare. Finisce questo tour, questo breve tour con Carnage e Entombed e decide di accettare, principalmente perché la band che aveva formato qualche anno prima non era più la stessa, aveva subito tanti cambi di line-up e Michael Hammett non la riconosceva più. E soprattutto, dopo un disco strepitoso come Symphonies of Sickness, e una proposta come questa, che già è difficile che capiti una volta, figuriamoci se è difficile che capiti due volte, insomma, non poteva assolutamente, rifiutare. Nel Blast from the Past, dedicato ai Cadaver di qualche mese fa, ho accennato che tra l'89 e il 90 è esistita una casa discografica, ovvero la Necrosis Records. Una casa discografica che ha avuto appunto vita breve e che è stata diretta diciamo, in maniera principale da Jeff Walker e Bill Steer. Ma in quel video ho fatto un errore, perché ho detto che quella etichetta ha fatto tre sole pubblicazioni, ma in realtà non è vero, ne ha fatte quattro, perché questa pubblicazione mancante appunto è il motivo per cui è stata fondata. Ma andiamo con ordine. Ve li ricordate gli Electro Hippies di cui ho parlato qualche minuto fa? Ecco, Jeff Walker voleva aiutare gli Electro Hippies a pubblicare il loro primo singolo EP, e voleva che fosse pubblicato per Earache Records, ma Digby Pearson non voleva, non aveva acconsentito. Ma Jeff Walker è riuscito a convincerlo a fondare appunto questa etichetta, questa diciamo, filiale, questa branca della Necrosis, a patto che se ne occupasse direttamente
direttamente Jeff Walker. Jeff Walker tira, diciamo, in barca anche Bill Steer, quindi mettono su questa etichetta, e nell'89 appunto pubblicano questo singolo, questo EP, che non si capisce bene che cosa sia, degli Electro Hippies, intitolato Play Fast or Die. Ma ovviamente la Necrosis non si ferma qui, è sempre nell'89 con estrema difficoltà, in realtà magari un giorno ci farò un video. Sempre nell'89 riesce a pubblicare il primo album dei Repulsion, Horrified. L'anno successivo pubblica altri due album e poi basta. Sto parlando ovviamente dei Carnage di Michael Amott e dei Cadaver con Hallucinating Anxiety. La popolarità dei Carcass in quegli anni aumenta, anzi decuplica, e quindi Jeff Walker e Bill Steer tra il 90 e il 91 non hanno più il tempo materiale appunto per potersi dedicare a questa etichetta. Già appunto in Hallucinating Anxiety c'erano già diversi errori di stampa, di tiratura, ne ho parlato, dei nomi delle canzoni scritte male invertiti e cose di questo tipo, quindi c'erano già degli errori, delle imprecisioni. Infatti quella sarà l'ultima pubblicazione della Necrosis Records, e quindi non c'è stato un momento preciso in cui Walker e Steel hanno detto basta, ci fermiamo con la Necrosis. È che no, è stato un decorso naturale, diciamo, un declino costante in cui non hanno potuto più avere il tempo materiale appunto per pubblicare e occuparsi in maniera adeguata della Necrosis Records. A metà del 90 la band pubblica un EP di tre pezzi registrati live durante il Grand Crusher dell'89 sotto la fallimentare etichetta messicana Distorted Harmony Records. Non so se avete sentito il jet che è partito qui accanto. Vabbè, insomma, pubblicano questo EP sotto questa fallimentare etichetta messicana Distorted Harmony Records, che pochi mesi dopo pubblicherà anche una cosa analoga per i Carnage, che ormai queste due band sono praticamente inseparabili. Con questa lineup la band completa una serie di concerti in giro per l'Europa, principalmente insieme a Godflesh e Atrocity, e sul finire del 90, nel 90 la band vola in America per il proprio primo tour americano insieme a Death e Pestilence. Per la prima volta con la formazione a 4 i Pestilence entrano insieme a Colin Richardson agli Amazon Studios per registrare il prossimo album, e il 30 ottobre del 91 viene pubblicato Necroticism, The Scanting the Insalubrious. Necroticism, The Scanting the Insalubrious. Per molti questo qui è un disco di passaggio, principalmente perché fonde elementi di death metal con elementi di grindcore, un disco che si posiziona un po' a metà tra la prima parte di carriera e la seconda, più elaborata, ma arriviamo con ordine. La copertina, io che non mi è mai piaciuta più di tanto, sinceramente, con loro, che è la band, appunto, con della pellicola trasparente in faccia, con del filo di Ken Owen, eccetera, eccetera, però insomma sono loro. È una copertina che non mi ha mai fatto impazzire, non solo per la ascia, per il sangue così, ma anche per il titolo qua sotto, che è il logo della band, che l'ho trovato molto anonimo, molto niente di personale. Ecco, non mi è mai piaciuto più di tanto questa copertina e questo layout, ma poco importa. Dicevo, per molti questo qui è un disco di passaggio, principalmente perché si fondono molti elementi del grindcore con molti del death metal. Secondo me questo disco è più sbilanciato verso il death metal, ma principalmente perché c'è Michael Amott, appunto. Michael Amott si occupa principalmente della parte solistica, e Bill Steer invece si occupa solamente della chitarra e non più della voce. Infatti Bill Steer decide di abbandonare la voce appunto per migliorare come chitarrista, per studiare di più, e anche perché si sentiva in qualche modo in soggezione rispetto a un grande chitarrista tecnico e preparato come Michael Amott, e quindi si è messo sotto e si è messo a studiare. Tutti i brani appunto sono sicuramente più complessi, più elaborati, anche rispetto a Symphonies of Sickness, che comunque portava dei brani molto molto elaborati se uno li va ad analizzare, sicuramente rispetto a Rico Putrefaction. Ma qui spesso e volentieri ci sono tantissimi cambi di tempo, tantissime strutture molto complesse,
se vogliamo prenderla un po' alla larga, possiamo definirle in qualche modo spesso anche progressive. Diciamo che spesso alcuni brani daranno vita a certi filoni del technical death, sicuramente questo qui è un disco molto importante per quel filone lì. Una cosa che non ci si aspetta è che di trovare tantissima melodia in questo disco, non quanto Heartwork, perché insomma è un disco ancora più melodico, appunto, però è un disco molto 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 melodico, appunto. Io ogni tanto sia in questo che in Heartwork sento delle melodie o cose che richiamano appunto alcune melodie che Michael Hammett userà negli Arcenemi anni dopo. Io non so se sono l'unico a sentire questa somiglianza qui, non, insomma, però insomma, la melodia, quel tipico gusto svedese, ecco, è un po' quello, ecco, diciamo. Dicevo, si fanno le strutture sempre più complesse. Questo disco è forse il disco più diverso dal precedente, se in qualche maniera, ecco. Principalmente perché appunto con l'ingresso di Michael Hammett cambia un po' tutto, si cerca sempre di migliorare, di diventare più raffinati, più in qualche modo c'è sicuramente un alleggerimento del suono a livello, diciamo, in realtà alleggerimento forse è la parola sbagliata, c'è un'evoluzione del suono verso un suono più maturo e meno infantile in qualche modo, che può richiamare il grindcore. E qui mi sento di fare un parallelismo con i Death, appunto. Che ogni disco dei Carcass è diverso dal precedente, come lo era ogni disco dei Death diverso dal precedente. Perché anche se la differenza principale è che qui i tre membri erano sempre gli stessi, appunto negli anni 90, poi Ken Owen, ne parlerò tra poco. Però invece nei Death c'era solo Chuck e cambiava tutte le volte la formazione, appunto, e ogni membro nuovo di ogni formazione portava qualcosa di molto personale, tra Human in particolare, ma anche i vari Leprosy, Spiritual Healing, eccetera, eccetera. Ogni membro appunto portava qualcosa di estremamente personale, estremamente nuovo, ma sempre nella prospettiva di andare oltre, cercare di fare qualcosa di più complesso, più maturo e più elaborato, appunto come fanno i Carcass, o almeno fino a Heartwork. E voi che ne pensate di questo disco? È un disco di passaggio o un capolavoro? Necroticism riscuote un successo enorme a livello mondiale, chiaramente all'interno del panorama estremo, e la band partecipa alla compilation split della Earache Gods of Grind insieme a Cathedral Entombed e Confessor, e ne segue anche un grande e estremamente marcio tour in Europa tra marzo e aprile del 92. E i Carcass faranno anche un tour in Europa in solitaria, questa volta passando per l'Italia ben per 4 volte, per la prima volta in Italia con ben 4 date. La band nel 92 pubblica un EP, questa volta per Earache, intitolato Tools of the Trade, in cui ci sono due pezzi inediti e due canzoni riregistrate con questa nuova formazione con Michael Hammett. E buona parte del 92 in realtà i Carcass la passano insieme a Napalm Death, Cathedral e Brutal Truth in tour in America. In questo tour si inizia già a pensare al prossimo album. Nell'inverno tra il 92 e il 93 la band si prende un mix tra una pausa dai concerti e un periodo di riflessione e di composizione dei nuovi brani. Infatti è quasi completo il prossimo album. Tra marzo e aprile del 93 la band va in tour insieme a Death, Cannibal Corpse, Gorefest, Tiamat e Samael. Così, un'orgia di morte e putrefazione meravigliosamente fantastica. Tour nella quale la band suona già per intero tutte le canzoni di Heartwork, nonostante la riluttanza di Walker, perché in pratica diceva che il pubblico non aveva ancora sentito quelle canzoni e quindi probabilmente non aveva tanto senso suonarle, ma secondo me aveva senso suonarle nella misura in cui sarà l'unico tour in cui Michael Hammett suona quelle canzoni negli anni 90, ovviamente. Tornati in Inghilterra, a maggio la band torna in studio, questa volta ai Parr Street Studios, ancora una volta con Colin Richardson, per registrare il loro quarto album della propria discografia, ovviamente Heartwork, ma di questo album ce ne parla Mick Montagutti.
Per parlare di artwork, non posso non citare il precedente album Necroticism. Perché devo assolutamente citarlo? Perché Necroticism rappresenta un punto cardine tra quello che sono i Carcass Grindcore e i Carcass Death Metal. Da lì nasce un nuovo filone Carcass, cioè da lì poi dopo possiamo sentire già delle sonorità, dei riff, sentiamo qualcosa che poi dopo, successivamente, in artwork sentiremo ben più definito. È incredibile appunto che questa band sia riuscita a sfornare un album così importante, così piacevole. È incredibile come questa band sia riuscita a far impazzire i fan del grindcore prima e i fan del death metal poi, appunto, con questo album artwork. Ricordiamoci che uscì nell'ottobre del 1993, quindi siamo agli inizi, agli albori del death metal melodico di cui quest'album è seminale. Ricordiamoci sempre queste date importanti. Il mio incontro con questo album è stato molto particolare perché effettivamente io non seguivo i Carcass, perché non seguivo il grindcore, quindi non avevo idea che avessero prodotto un album di tale qualità. Finché 3 mesi dopo l'uscita di quest'album, appunto, aprimmo con la mia band Electrocution, aprimmo ai Carcass, e lì dal vivo sentì questi brani. Ci rimasi allibito, perché non mi aspettavo questo tipo di musica, e non solo il fatto che loro siano delle macchine da guerra dal vivo, cioè non solo per quello, ma proprio i brani erano bellissimi, cioè rimasi esterrefatto e mi innamorai fin da subito di quest'album. Ma erano i Carcass che io stavo tanto evitando, questi? No, effettivamente no, erano i nuovi Carcass di allora, che fecero uscire questo disco che un po' fu difficile per i fan storici dei Carcass, dei Carcass Marcis, dei Carcass di Eric Putrefaction. Per loro difficile un po' da digerire. Fu un bel azzardo da parte dei Carcass buttare fuori questo album qua. Però, sorpresa sorpresona, fece un gran successo. E purtroppo per i fan dei primi Carcass, questi rimpiangono tutt'oggi ancora, appunto, le loro vecchie sonorità. Artwork, oltre ad avere dei brani con strutture di facile ascolto, comincia con un pezzo veramente tranquillo, Buried Dreams. Questo, pur essendo lento, riesce comunque a creare delle atmosfere godibilissime per il death metal. Qui possiamo avere il primo impatto con gli assoli melodici, che da qui in poi diventeranno proprio un loro marchio di fabbrica vero e proprio. E all'interno di questo album risultano un po' come la ciliegina sulla torta, lo completano come deve essere. A mio avviso si tratta quindi di un album pressoché perfetto. Qui il nuovo stile dei Carcass viene portato avanti ad ogni brano come un insieme di tasselli che si incastrano a completare il quadro malefico ed elegante al tempo stesso, perché ricordiamoci che qui abbiamo una produzione veramente pazzesca e un'eleganza diciamo compositiva che non era tipica loro, anzi appunto è inaspettata, e io per i miei gusti personali apprezzavo appunto moltissimo, apprezzai moltissimo quando uscì. Perfino la voce di Jeff Walker, che ormai è completamente diversa in questo album da quello che era precedentemente, è perfetta, si colloca perfettamente in questo ambito musicale. Ogni brano racconta una propria storia, è ben definito a sé, pur incasillandosi perfettamente nell'insieme musicale. Quindi non si può non apprezzare, almeno per chi apprezza il death metal. Un'altra particolarità di questo album sono le ritmiche. La batteria, le ritmiche appunto di batteria, sono veramente incredibili, perché non solo nell'album in sé, ma all'interno dello stesso brano possiamo trovare
ogni tipo di ritmica tipica del metal e del rock, cioè dalle ritmiche lente, mid tempo, di ogni genere fino al blast beat, tranquillamente. E tutte queste ritmiche riescono a convivere incredibilmente. E forse anche per questo che non stanca mai ascoltarlo. Personalmente i brani che preferisco sono The Mortal Coil e Artwork, ma sicuramente anche Buried Dreams. In particolare The Mortal Coil mi ha colpito tanto perché sembra di ascoltare un brano composto dagli Iron Maiden per i Carcass, per Carcass di quest'album. Perché dagli Iron Maiden? Degli Iron Maiden di Somewhere in Time, tra l'altro, secondo me, in particolare. Perché, a parte l'inizio bello pestato in cui i Carcass ci ricordano che comunque loro non sono per niente tranquilli, diciamo, saltano fuori una serie di cavalcate bellissime alla Iron Maiden, che incredibilmente però qui dentro ci stanno benissimo, riescono a metterci queste cavalcate nel death metal e il tutto è armonizzato perfettamente. Quindi anche per quello che dico che è incredibile, è un album particolare, un album a sé. Ed ecco un altro marchio di fabbrica dei Carcass. Come abbiamo detto all'inizio, dove ho parlato degli assoli particolari, assoli melodici particolari di questo album, che sono un marchio di fabbrica tipico dei Carcass, da qui in poi, anche queste cavalcate sono un marchio anche esse, perché effettivamente non solo in questo brano, ma le troviamo un po' in tutto l'album. In conclusione, cosa possiamo dire di quest'album? Quest'album, a mio avviso, è uno dei migliori album del death metal, il migliore dei Carcass stesso, almeno quello che preferisco in assoluto. Poi chiaramente i puristi dei Carcass mi diranno, no, mi diranno delle maledizioni di ogni genere, però questo è il mio gusto. E non solo perché è bello di per sé, ma segna una pietra miliare, secondo me, nel death metal melodico. Cioè, ricordiamoci che i Carcass prima ci hanno insegnato come si fa il grindcore, non solo loro chiaramente, però loro sono stati i tra i maggiori esponenti del grindcore, e adesso con Artwork ci stanno insegnando come fare del death metal melodico. Quindi direi che assolutamente è un must have per ogni amante del death metal, soprattutto dell'old school. Ok, detto questo, vi saluto e alla prossima. Ormai posso dire di aver inaugurato una meta serie, una meta rubrica con questi approfondimenti sulle copertine e sui loro autori. Questa volta parliamo ovviamente dell'autore di Heartwork, che sto parlando di Hans Rudi Giger o Giger, insomma, ma andiamo con ordine. Chi è questo H.R. Giger? In pratica Giger nasce negli anni 40, all'inizio degli anni 40 a Zurigo, e grazie al lavoro di farmacista del padre si innamora subito di uno scenario un po' anatomico, fantascientifico, parascientifico e con un certo gusto macabro, ecco. Quindi studia come designer industriale e in breve tempo inizia a disegnare e scolpire queste figure particolarmente distopiche e inquietanti. Il suo maggior traguardo è quello di aver realizzato probabilmente lo xenomorfo, l'iconico alieno di Alien, appunto, e per cui ha anche vinto un Oscar sempre nell'80. Il suo rapporto con la musica inizia nel 69, ma la sua copertina più importante e iconica probabilmente è quella di Brain Salad Surgery di Emerson, Lake & Palmer del 73. Ma invece il suo rapporto col metal inizia con To Megatherion dei Celtic Frost nell'85, anche se quella lì non era una copertina commissionata, ma bensì la band ha deciso di utilizzare quella copertina lì. Seguono poi ovviamente le collaborazioni con i Carcass, gli Atrocity, Danzig, i Triptychon, e un'altra cosa importante che ha realizzato per il metal è l'asta microfonica di Jonathan Davis dei Korn. Mai mi sarei immaginato di parlare dei Korn durante un video dei Carcass. La storia della copertina di Heartwork però è un po' più interessante, perché originariamente doveva essere questa copertina qui, che in realtà è un bootleg dei Dayside. In pratica questa copertina è stata utilizzata per dei demo di Heartwork promozionali da spedire un po' in giro, e è stata rubata in qualche modo, così l'ho trovato, e sicché la band si ritrova con questa copertina dei Dayside, però non è ufficiale, appunto è un bootleg, quindi né la Roadrunner né i Dayside c'entrano niente, quindi non si possono fare causa a vicenda, cose di questo tipo.
E quindi Giger si ingegna per appunto modificare questa copertina per mettere, diciamo, una spina dorsale al posto di queste braccia, che in realtà forse in qualche modo era più in linea la copertina originale, appunto, con queste braccia più realistiche, con la sacca di sangue, con, diciamo, le tematiche gore, appunto, che hanno contraddistinto i Carcass fino a questo momento. Però ecco, diciamo, è più bella la copertina che poi è andata effettivamente a finire sul disco. Infatti questa scultura, che in realtà è una scultura, è la foto ad una scultura intitolata Life Support 1993, diciamo, mi ha sempre colpito il contrasto tra il simbolo della pace sullo sfondo e queste braccia, questa fredda vita morta metallica, insomma, mi ha sempre affascinato un sacco. I Carcass in questo momento sono veramente all'apice del loro successo, intraprendono dei tour mondiali veramente enormi, arrivando a suonare fino a Johannesburg in Sudafrica. Credo siano la prima band estrema ad arrivare fino a lì. Chiaramente arrivano anche in Giappone, suonano a Israele, girano in lungo e in largo l'America e l'Europa, passando per l'Italia ben 4 volte. Questi concerti sono stati eseguiti tra ottobre 93 e diciamo dicembre 94, ma facciamo un passo indietro, perché nel settembre 93 la band torna in studio per registrare il Dirtwork EP, che in realtà contiene 2 pezzi dell'album e un pezzo nuovo intitolato Rotten Roll, che fa intuire un po', diciamo, la futura direzione della band. Questo EP verrà pubblicato nel corso del 94. Ma lo sapete meglio di me, quando arriva il successo arrivano anche i soldi, e quando arrivano i soldi arrivano anche una marea di problemi. Ma andiamo con ordine. La prima cosa che succede è che Michael Ammott abbandona la band. In realtà abbandona la band subito dopo l'uscita del disco e prima del tour. Proprio hanno concordato questa cosa, i Carcass e Michael Ammott, appunto per non dare problemi ai Carcass, per trovare un sostituto durante un tour, appunto. E quindi in prima battuta viene sostituito da Mike Hickey, che era un roadie dei Carcass, appunto, e poi inseguito da Carlo Regadas. Sempre dopo l'uscita di Heartwork, che aveva appunto registrato degli ottimi dati di vendita, si va avanti la Columbia, una major, e la Columbia appunto stipula un contratto prima con Earache, diciamo in maniera più globale, per distribuire gli album, e poi in particolare con i Carcass, perché insieme ai Morbid Angel erano la band che meglio aveva registrato i dati di vendita migliori. Infatti i Morbid Angel però erano già impegnati con la Giant, che era un'altra major, anche se solo con l'America, e quindi erano, diciamo, rimasti disponibili solamente i Carcass in questo senso, e quindi decidono di mettere sotto contratto i Carcass, chiaramente sperando che il prossimo album dei Carcass avesse un successo enorme, che potesse entrare nel mainstream. Per questo pare che sia stato consigliato a Jeff Walker anche di cantare, di imparare a cantare, di prendere delle lezioni di canto. Questa cosa non gli è piaciuta granché, evidentemente, e con un budget di $200,000, 17 canzoni e 6 settimane di tempo, la band all'inizio del 95 e torna in studio insieme a Colin Richardson ai Rockfile Studios in Galles per registrare questo fantomatico album, ma non è così semplice, perché le cose vanno un po' male, principalmente perché la Columbia dopo qualche giorno inizia a ridurre le finanze, facendo alla band 2 richieste, perché secondo l'etichetta la band non era pronta a tornare in studio. La Columbia chiede alla band di scrivere più canzoni e di far remixare l'album a Terry Date. Entrambe queste richieste vengono ignorate da parte della band, e questi ed altri problemi burocratici portano al divorzio non tanto pacifico con la Columbia e tra la Columbia e i Carcass. Infatti i Carcass si vanno a rifugiare sotto le sole ali della Earache, e ai Carcass tra l'altro fu anche proposto un tour insieme agli Iron Maiden nell'X-Factor del 95, ma solamente alla condizione che l'album fosse uscito nel 95. Questa proposta ovviamente va in fumo, e come appunto il loro contratto. Bill Steer non ce la fa più, e all'inizio del 96, dopo 10 anni esatti, decide di abbandonare la band. Essendo lui uno dei 3 fondatori e detentori del nome Carcass, decide che quel nome non si può più usare, e quindi i Carcass si sciolgono. Però nel giugno del 1996 la Earache pubblica comunque il 5° album dei Carcass, Swansong, uscito appunto postumo. Economic
Swan Song, il disco della discordia per eccellenza nella discografia dei Carcass. Ma andiamo con ordine. La copertina io l'ho sempre trovata molto brutta, un po' questo collage di foto, un po' disegni, un po' foto in bianco e nero a colori, ad opera di un artista che si chiama G. Voucher. Non l'ho mai trovata meravigliosa, oltre al fatto che il logo è super anonimo, che appunto spesso e volentieri in alcune edizioni non c'è proprio il logo all'interno, insomma, sulla copertina del disco, cosa che non mi è mai piaciuta. Ma a parte questo, questo qui è il disco della discordia principalmente per un motivo, a parte che è uscito appunto postumo e quasi, diciamo, è l'emblema del fallimento dei Carcass. Però insomma, ma a parte quello, secondo me questo disco qui è anche il disco manifesto del cambiamento dei Carcass, del voler andare oltre, del voler cambiare, del non voler rimanere mai statici, del voler sempre sperimentare, voler cambiare appunto, della maturazione appunto della band. Una fortissima ispirazione appunto che è stata per Bill Steer, a detta di Jeff Walker, che non ascoltava quasi nient'altro oltre che musica hard rock anni 70. Insomma, per questo disco una fortissima ispirazione sono stati i Thin Lizzy, con le varie chitarre doppie, insomma con le chitarre gemelle negli assoli e nei riff. Questo disco appunto è uno dei dischi più importanti del death and roll, uno degli ultimi veri bei dischi del death and roll secondo me, e secondo me, lo dico apertamente, mi prenderò un sacco di "ma non capisci un cazzo, ma chi cazzo sei, ma che cazzo vuoi". A me è un disco che piace molto, è un disco che secondo me è molto bello, è un disco che mi rendo conto che al tempo si aspettava un disco death metal, un disco veramente bello, diciamo il successore di Heartwork, si prospettava un disco meraviglioso, un disco appunto death metal, che però in realtà questo qui secondo me è il perfetto proseguimento dell'evoluzione stilistica dei Carcass, di questo continuo alleggerimento del sound. Capisco che possa piacere, capisco che possa non piacere, però ecco, secondo me è un disco coerente, è un disco che ci sta, ecco, nella discografia dei Carcass. E qui torna secondo me un parallelismo coi Death, appunto, che anche Chuck Schuldiner non voleva più fare death metal, voleva appunto fare heavy metal classico insieme a I Control the Night. Poi appunto in quegli anni lì, appunto, poi si è dovuto ha dovuto riformare i Death per far uscire appunto con Fragile Heart of Resistance. Ma insomma, a parte quello, infatti vedo questo parallelismo spesso con i Death in confronto ai Carcass. Le canzoni sono sicuramente molto più semplici rispetto a Heartwork, sono molto meno, gli assoli sono molto molto melodici, appunto si rifanno ad un rock classico, quasi appunto un rock anni 70 stile Thin Lizzy. Ma insomma, secondo me è un disco che ci sta, un disco su cui tra l'altro Jeff Walker canta ancora in maniera più pulita, meno growlosa, meno putrida. Però ecco, qui le tematiche gore si sono assolutamente abbandonate del tutto, ma in qualche modo continuano la denuncia sociale che appunto viene portata avanti dai Carcass più o meno da Necroticism in poi. E voi cosa ne pensate di questo disco? Un totale fallimento, un disco assolutamente da evitare nella discografia dei Carcass, o un album comunque gradevole e appunto coerente con la discografia dei Carcass? Fatelo sapere giù nei commenti. Swan Song in realtà non vende tanto male, anche solo per la curiosità di ascoltare il successore di Heartwork, ma ormai la band si è già sciolta, non si concretizza nessun tour di addio, nessun tour promozionale o qualcosa di questo tipo. E la IREC nel novembre del 96 pubblica, senza il consenso della band, come tra l'altro è già successo con i Boltrauer lo stesso anno mi sembra, o in quegli anni lì, e insomma pubblica una raccolta intitolata Wake Up and Smell the Carcass, che in realtà è una raccolta interessante, ci sono del materiale raro, inedito, dei demo, dei live, cose in realtà interessanti, insieme a un DVD un po' meno interessante, dove ci sono dei videoclip e delle esibizioni live e cose di questo genere, ma comunque meno interessante secondo me. Dopo i Carcass, Bill Steer nel 99 fonda i Firebird, band praticamente rock che segue le orme di Eric Clapton, insieme a ex componenti di Cathedral e Spiritual Beggars. Walker, Owen e Regardas fondano insieme a Mark Griffiths, ex Cathedral, i Blackstar, in cui anche loro propongono un heavy metal hard rock abbastanza classico,
diciamo, con un solo disco per Peaceville nel 97, intitolato Barbed Wired Soul. In realtà questa è quasi un'ideale prosecuzione del processo di alleggerimento, secondo me, del sound carcassiano, diciamo, un ideale seguito di This One Song senza Steer, ovviamente. Ma i Black Star, per un breve periodo si fanno chiamare anche Black Star Rising, vabbè, nel 98 si sciolgono per scarse vendite, però Ken Owen nel 1999 subisce una gravissima emorragia cerebrale, per cui va in coma per ben 10 mesi. Quando si risveglia le sue capacità motorie non sono più le stesse e per la maggioranza del tempo è costretto ad una sedia a rotelle e a malapena riesce a muoversi, appunto. Dopo un po' di tempo riesce finalmente a sedersi dietro una batteria, però non è assolutamente più in grado di suonare le canzoni dei Carcass, o sicuramente non per un concerto intero. E dei Carcass non c'è ancora nessuna notizia fino al 2004, anno in cui nuovamente la IREC pubblica senza il consenso della band una nuova raccolta, Choice Cuts. Nel 2006 Jeff Walker pubblicherà un disco di cover Country Blues con una copertina orrenda, abominevole, la vedete qui, è bruttissima, però si intitola Welcome to the Carcass Country. Indovinate un po' chi c'è alla chitarra solista? Bill Steer. Indovinate chi c'è ai cori? Ken Owen. Io sento un po' di puzza di reunion, non so voi. E infatti Michael Hammett e Bill Steer nel 2006 si sono segretamente incontrati in Svezia allo studio di Jeff Walker, tra l'altro, che li raggiungerà dopo un po'. Suonano per intero Heartwork insieme a Daniel Erlandson, batterista degli Arch Enemy, e suonano insieme tutto Heartwork. L'idea è di fare dei concerti celebrativi per i 20 anni di Reek of Putrefaction e di calcare i più grandi palchi europei dei vari festival estivi. Finalmente viene ufficializzato nel 2008 la reunion, appunto, per i 20 anni di Reek of Putrefaction, inaugurato al VAC, tra l'altro stessa occasione per cui si concretizza anche la reunion degli At the Gates. Insomma, qualcuno magari si ricorderà la data del Gods of Metal del 2008. Io avevo 5 anni, non so se... Vabbè, vi faccio un po' sentire vecchi, è sempre divertente. Ma certamente non si parla ancora di un nuovo album, anche se Walker e soci non lo escludono a priori. Ma in tutto questo non mancano gli attriti tra Walker e Hammett. Una cosa che mi è piaciuta sinceramente molto è che pare che i guadagni di questi concerti non siano stati suddivisi per 4 ma bensì per 5, dando a Ken Owen una quota di denaro uguale a quella di tutti gli altri musicisti per aiutarlo a sostenere le sue spese mediche. Intanto tra il 2008 e il 2012 i Carcass intraprendono una miriade di tour in tutto il mondo, fino a che gli impegni dei Carcass diventano incompatibili con quelli degli Arch Enemy. Infatti al posto di Erlandson in formazione entra Daniel Welding o White, che aveva suonato precedentemente con gli Aborted, e in sostituzione di Michael Hammett non viene reclutato per ora nessuno. E durante il 2012 in segreto i Carcass registrano segretamente il nuovo album, che verrà pubblicato per Nuclear Blast a settembre del 2013. Sto parlando di Surgical Steel. Surgical Steel, il disco di ritorno dopo 17 anni sul mercato. Allora, cosa dire di questo disco? Questo disco, secondo me, è un disco che non vuole scontentare nessuno, è un disco che vuole fare tantissimi richiami al passato, in particolare dalla copertina, che in pratica è una foto di Ian Titlon, che è lo stesso che ha fatto le foto alla band di copertina di Necroticism, quello che li ha fotografati e che ha fatto appunto il collage di quella copertina lì. Un'altra cosa che richiama molto il passato, anzi che è veramente un i bei vecchi tempi, è la intro che si chiama 1985, che ha questo nome perché appunto pare che sia stata ripresa, ripescato un nastro dell'epoca con questa melodia, questa intro che dura pochi secondi, poco più di un minuto se non sbaglio. Insomma, viene autocelebrata appunto la band in questo senso qui. Alla console troviamo prima Colin Richardson e poi Andy Snip, uno prima alla registrazione, l'altro poi al mixing e al master.
le canzoni secondo me sono molto simili tra loro, sono molto melodiche e non vogliono scontentare nessuno. Per questo diciamo, l'album riscuote un enorme successo, appunto, come dirò tra qualche minuto. Per molti questo qui sarebbe stato il seguito ideale di Heartwork, se non ci fosse stato Swansong in qualche modo. Questo è un disco più melodico di Heartwork, più leggero, ecco, secondo me questo qui è, se vogliamo vedere, è un quello che sarebbe successo in un universo parallelo dopo Heartwork, in qualche modo, nonostante non ci sia Michael Ammott. Una cosa molto carina è che Ken Owen fa i cori, nonostante non potesse suonare la batteria, appunto, c'è la sua partecipazione in questo senso, voleva partecipare, i membri dei Carcass volevano farlo partecipare, considerandolo, a maggior ragione, un membro effettivo appunto dei Carcass, e quindi in questo album fa appunto i cori, non potendo suonare la batteria in maniera diciamo adeguata per un disco dei Carcass. E voi cosa ne pensate di questo disco qui? È un disco troppo pacchiano, troppo pomposo, cioè, troppo melodico, troppo forse appunto evocativo del tempo che fu, e per chi voleva un Heartwork parte 2, oppure è un disco comunque gradevole, interessante e bello? Cioè, per carità, non si può dire che è un disco orrendo, non si può dire, è un bel disco, però è un disco che alla lunga forse è un po' pacchiano, è un po' ridondante, molte idee secondo me si assomigliano. E voi cosa ne pensate? Giù nei commenti. Per il tour di Surgical Steel entra in formazione il chitarrista Ben Ash, conosciuto principalmente per essere il frontman dei Desolation, band inglese che non conosco, e però non vi faccio, diciamo, la lista della spesa dei vari decine di tour che ha affrontato la band in questi anni. Vedete qui qualche locandina che scompare. Insomma, Surgical Steel riscuote un enorme successo, arrivando fino alla 44esima posizione della Billboard 200, riscuotendo grossissimi apprezzamenti sia da pubblico che da critica. E come è successo dopo Necroticism e dopo Heartwork, la band pubblica un EP dentro il quale ci sono dei pezzi diciamo o remixati o che alla fine non sono finiti appunto dentro l'album definitivo. Questo EP si intitola Surgical Remission Surplus Steel, e chiaramente nel 2016 viene pubblicata una edizione che li racchiude entrambi insieme, che si chiama The Carcass, molto originale. Una cosa che mi ha fatto un sacco ridere è che nel 2015 la band è stata bandita dalla Malesia per il contenuto dei propri testi imbarazzanti. Nel 2015. Vabbè. A novembre del 2016 Steer dichiara di avere praticamente finito il prossimo album dei Carcass, e nel 2018 dichiara di avere ben 50 minuti di materiale demo, ma ancora nessuna notizia ufficiale. All'inizio del 2018 Ben Ash comunica che ha lasciato i Carcass e viene prontamente sostituito da Tom Draper, conosciuto principalmente per essere il chitarrista dei Pounder, band di heavy metal classico, anzi ottimo heavy metal classico direi. Nel dicembre 2019 la band pubblica sotto forma di Flexi Disc Blue, un singolo parecchio scialbo sinceramente, Under the Scalpel Blade si chiama, e a febbraio del 2020 viene pubblicato questo post qui, in pratica si dice nuovo album 7 agosto, però non specificando l'anno direi, e quindi qualche giorno dopo viene ufficializzato anche il titolo, Torn Arteries. Però ad aprile viene dichiarato che la pubblicazione dell'album è rimandata a data da destinarsi, perché a causa della pandemia, dicendo che quando la situazione tornerà normale, credo che sottintendessero che si potranno rifare i concerti, pubblicheranno questo album. Però in attesa di quel momento, il 30 ottobre la band pubblica un EP per Nuclear Blast intitolato Despicable, di cui non parlerò principalmente perché sul sito ci sono già due recensioni. Si tratta di un EP di 4 pezzi, a mio avviso molto bruttini e scialbi, ma aspettiamo l'album. Intanto hanno annunciato un tour insieme a Behemoth e Arch Enemy, sia mai che Ammott salga sul palco dei Carcass per suonare qualche pezzo di Heartwork, sperando chiaramente che questo tour possa essere suonato. Quello che posso raccontarvi io dei Carcass finisce qui. Ringrazio ovviamente il Graz, Michele, Stefano Mancini, Cori, che hanno realizzato la sigla, anche se lo ricordo sempre, la voce è mia. Ringrazio tutti voi che siete arrivati fino a questo punto del video, e non vi sto a fare la manfrina social, perché se volete trovarci a giro per il web sapete come farlo, metal.it o metal-it. Da sito è tutto, Dash Arise!